Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo oggi con la cronaca. Ancora una rapina alle Poste a Brindisi. Due uomini nel corso della mattinata con il volto coperto da passamontagna armati di taglierino hanno fatto irruzione nell'ufficio postale di via Duca degli Abruzzi, costringendo gli impiegati a farsi consegnare la somma contante di 1.000 euro e successivamente dileguandosi per le vie circostanti. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Brindisi, particolari nel servizio di Stefania Franciosa. Ad una settimana dalla rapina a Brindisi all'ufficio postale del rione Santa Chiara, oggi è stato preso di mira quello del quartiere Casale, ubicato in viale Duca degli Abruzzi. Due malviventi armati di taglierino e con il volto coperto avrebbero fatto irruzione poco dopo le 9 di questa mattina nell'ufficio postale, facendosi consegnare dagli impiegati il denaro contenuto nelle casse. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe però di poche centinaia di euro. La rapina si sarebbe consumata in pochissimi minuti, così come riferiscono alcuni testimoni. Il tempo dunque di farsi consegnare il denaro sotto la minaccia del taglierino. In quel momento nell'ufficio erano presenti anche alcuni utenti. Pare che due banditi si siano dileguati poi a piedi fra le vie del quartiere. Sul posto i carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi e gli agenti della Scientifica. Gli inquirenti hanno effettuato i rilievi del caso, hanno ascoltato il personale e con tutta probabilità stanno anche visionando i filmati dell'impianto di videosorveglianza. Non si esclude che gli autori di questa rapina possano essere gli stessi di quella di una settimana fa a Santa Chiara, considerato che le modalità sarebbero state le stesse. Voltiamo pagina. Dopo le ultime notizie negative riguardanti la proroga della cassa integrazione in deroga e le risorse finanziarie disponibili, tornano sul piede di guerra le organizzazioni sindacali che annunciano manifestazioni di protesta per la prossima settimana, tra queste la CISL di Brindisi. Vediamo. I lavoratori di questo territorio non possono che essere preoccupati alla luce delle ultime notizie, quelle relative alla proroga della cassa integrazione. A quanto pare i fondi non basterebbero a coprire tutte le esigenze. E purtroppo noi abbiamo questo fondato timore. Naturalmente certezze non ce ne sono perché oltretutto lo stato di confusione che regna a livello di governo nazionale, ma anche devo dire di Regione Puglia, non ci consente di avere un riscontro concreto. Però dalle notizie che fino a oggi costituiscono fonte ufficiale, sicuramente gli stanziamenti predisposti non arrivano a coprire neanche i primi 3 mesi del 2013. Questo a fronte di tantissime procedure di cassa integrazione attivate nel 2012 che comunque espletano i loro effetti nel 2013. E il fatto che le statistiche recentemente ci hanno comunicato un calo della richiesta della domanda di cassa integrazione è essenzialmente dovuta al passaggio a un nuovo modo di fare ammortizzatori sociali, alla nuova legge che abolisce la mobilità e introduce la cosiddetta ASPI, la quale, essendo molto più restrittiva, sta provocando l'ulteriore danno di non dare nessun tipo di copertura a tanti lavoratori che purtroppo perdono il posto di lavoro. Sono previste iniziative pubbliche? Questo sicuramente, noi stiamo attendendo, insomma, che si chiarisca un attimo il quadro politico, ma credo che già la prossima settimana a livello regionale saranno varate delle iniziative di protesta, delle manifestazioni, perché francamente la questione diventa veramente scottante. Intanto il decremento demografico nella provincia di Brindisi ha toccato il suo minimo storico, scendendo sotto la soglia dei 400.000 abitanti, lo dice l'Istat nel suo ultimo rapporto sulla popolazione italiana. Erano 26 anni che non si registrava un dato da minimo storico. Nel 2012 la popolazione residente nella provincia di Brindisi è scesa al di sotto delle 400.000 unità. Lo dice l'Istat nella sua ultima pubblicazione sul bilancio demografico provvisorio che prende in considerazione i primi 6 mesi dello scorso anno. Analizzando nello specifico quel periodo, si registra come a gennaio e a febbraio gli abitanti nel territorio provinciale erano ancora oltre la soglia delle 400.000 unità, rispettivamente 400.354 e 400.042. Il calo si registra invece da marzo in poi, dai 399.965 si passa ai 399.888 di aprile, fino a registrare il massimo incremento ad agosto con 399.723 abitanti. Erano ben 26 anni, per la precisione, dal 1 gennaio del 1986 che le statistiche Istat non registravano un dato così basso per la provincia di Brindisi, che in quell'occasione superò per la prima volta in assoluto i 400.000 abitanti, esattamente 401.866.
Dal 1986 in poi si è registrato un continuo crescendo sino al 1995. Da allora in poi alti e bassi sino al dato registrato con il censimento Istat del 1 ottobre 2011 con 400.504 unità, al quale è seguito l'ulteriore calo nei primi mesi del 2012 con la cifra totale scesa sotto, come dicevamo, le 400.000 unità. E ci si interroga ora sulle principali cause che hanno portato a questo decremento demografico. Da un lato il vertiginoso calo delle nascite, la fuga dei disoccupati per l'assoluta incertezza del futuro e dei neolaureati per l'altrettanto pressoché assoluta mancanza di sbocchi occupazionali. Una situazione che in mancanza di una inversione di rotta, soprattutto in campo economico e occupazionale, è destinata certamente a peggiorare. Il sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, interviene in merito alla questione della fruizione del Castello Alfonsino. Con un comunicato stampa fa sapere di non essere disposto ad ulteriori investimenti, pur disponibili ad aprirsi ad un processo di confronto con enti e istituzioni pubbliche. È volontà dell'amministrazione comunale di Brindisi individuare tutte le soluzioni per addivenire ad un restauro e alla riqualificazione definitiva del Castello Alfonsino e del Forte. A ribadirlo è oggi il sindaco di Brindisi Mimmo Consales, il quale si dice convinto della necessità del coinvolgimento di enti di istituzioni pubbliche e dell'individuazione condivisa e preliminare di precise e forti destinazioni d'uso e di un piano di gestione che devono vedere in ruolo attivo soggetti e risorse private. In assenza dell'avvio di tale processo, il comune, spiega Consales, non intende prevedere ulteriori investimenti in relazione al castello, specie se lo stesso non dovesse come oggi essere presidiato, pur confermando il proposito di farsi parte attiva affinché il dibattito si mantenga vivo e soprattutto operativo. Il primo cittadino sottolinea oggi come sin dalla sua elezione abbia sentito l'esigenza di porre l'attenzione del ministro per i beni e le attività culturali l'annosa problematica di quello che è un pregevole testimonianza dell'architettura militare italiana, storico avamposto e sentinella contro le incursioni esterne e simbolo della città di Brindisi. L'amministrazione avrebbe da sempre dunque manifestato l'interesse ad attivare le procedure per verificare la sussistenza delle condizioni affinché parte degli immobili appartenenti al patrimonio culturale statale presenti sul territorio comunale potessero rientrare in accordi di valorizzazione nella prospettiva di un trasferimento a titolo non oneroso fra i beni di proprietà comunale. L'amministrazione comunale, pur nella non titolarità del bene, non ha fatto mai mancare il proprio contributo per concorrere al recupero e alla fruibilità di tale compendio, spiega ancora Consales, anche predisponendo di recente un progetto di adeguamento e ripristino degli impianti elettrici e un temporaneo servizio di guardiania e sorveglianza dei luoghi abbandonati all'incuria e ad atti vandalici. Nell'ambito del progetto internazionale TEN Ecoport, l'autorità portuale di Brindisi ha presentato la propria iniziativa finalizzata a definire regole comuni per la gestione ambientale dello scalo. Vediamo. Ottenere la certificazione PERS in sede Expo European Seaports Organization è il principale obiettivo presentato dall'autorità portuale di Brindisi nel corso di un seminario che si è svolto a Bar Montenegro ad inizio mese nell'ambito del progetto internazionale TEN Ecoport. L'ente portuale brindisino è impegnato in prima linea nell'iniziativa comunitaria che punta a definire regole comuni per la gestione ambientale degli scali nelle aree del Mar Adriatico, del Mare Ionio e del Mar Nero e per lo sviluppo dei traffici marittimi di queste zone. Il progetto è finanziato con 2.300.000 euro dall'autorità portuale di gestione del programma Sud-Est Europa, che ha l'obiettivo di migliorare l'integrazione territoriale, economica e sociale dei 16 paesi partecipanti. Nel corso del seminario ogni partner ha illustrato il proprio porto, le relative esigenze ed infine la tematica ambientale individuata. Il dottor Giuseppe Labruzzo, referente dell'autorità portuale di Brindisi, nel suo intervento ha sottolineato l'importanza delle politiche ambientali per promuovere lo sviluppo futuro del porto, sia da un punto di vista sociale, con la riduzione dell'inquinamento e dei relativi costi ambientali, che per quello strategico, migliore qualità della vita e sviluppo del turismo. A tal fine, seguendo le linee guidate dal presidente, il professor Ralambides, l'ente portuale brindisino ha sviluppato un progetto per contribuire a ridurre i livelli di inquinamento nell'area di Costa Morena, mediante l'elaborazione di un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti ISO 14001 del 2004. Tra gli obiettivi operativi si segnalano la determinazione degli impatti ambientali, l'individuazione di una procedura di valutazione e previsione di un apposito registro, definizione di indicatori ambientali misurabili, periodica revisione del sistema di gestione ambientale, il tutto attraverso studi e analisi degli impatti ambientali mediante collaborazione con l'ARPA e le università, rapporti tecnici, utilizzo o piuttosto riutilizzo delle centraline fisse per il monitoraggio della polverosità già installate a Costa Morena, campionamenti periodici, campagne informative.
Ci spostiamo a Fasano, dove il sindaco Lello Di Bari interviene ai nostri microfoni sulla questione del presunto fenomeno dell'assenteismo al comune denunciato da un servizio del TG satirico Striscia la Notizia, un caso che inevitabilmente sta facendo discutere molto in città, generando reazioni e polemiche. L'intervista al primo cittadino di Mariangela Boggia. Sindaco, in virtù delle ultime vicende che hanno riguardato il comune di Fasano e alcuni dipendenti accusati di assenteismo tramite la trasmissione del TG satirico Striscia la Notizia, qual è il suo punto di vista e cosa ha fatto? Beh, il mio punto di vista l'ho già espresso, sicuramente un fatto gravissimo che però è stato, credo, esasperato dal montaggio effettuato sulle riprese fatte, perché praticamente si tratta, così per quello che siamo riusciti ad individuare, di 6-7 persone, tre delle quali sono assolutamente non colpevoli di tutto e questo siamo pronti a documentare, gli altri invece li stiamo valutando. Io ho chiesto i filmati integrali perché sono assolutamente necessari per valutare che cosa è successo, ne ho chiesto ieri, spero che mi arrivino quanto prima. Sicuramente saremo severi con chi ha sbagliato e non potremo assumere provvedimenti verso chi invece ha fatto solo il suo dovere, come nei tre casi specifici ai quali mi sto riferendo, e avremo modo poi di chiarire in seguito. Provvedimenti che anche la Procura ha voluto vederci chiaro. Beh, questo non lo so, noi non siamo stati informati della richiesta della Procura di acquisire i filmati integrali, ma sicuramente la Procura fa bene ad interessarsi di questo, perché il fenomeno dell'assenteismo è un fenomeno molto grave, un fenomeno che va stroncato quando possibile. Io ringrazio anche Striscia la Notizia per averci dato questa opportunità e sicuramente, come dicevo prima, i responsabili di assenteismo si adotteranno provvedimenti disciplinari nei loro confronti. Restiamo a Fasano, dove da questa mattina è in corso una seduta del Consiglio Comunale con tre punti all'ordine del giorno, al centro del confronto, tre interrogazioni di stretta attualità sull'area parcheggio a Savelletri, le antenne telefoniche e le due sedi individuate per l'apertura di nuove farmacie. Vediamo. Consiglio Comunale a Fasano da questa mattina con tre punti all'ordine del giorno, ovvero l'esame, l'approvazione del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, le modifiche al regolamento comunale di contabilità e le opere di urbanizzazione primaria della nuova zona artigianale in via Fasano a Pezze di Greco. L'apertura dell'assise è stata caratterizzata dalle tre interrogazioni presentate dal consigliere del Movimento in Comune Vito Bianchi, ovvero sul parcheggio in fase di realizzazione a Savelletri a ridosso del mare, sull'installazione di antenne telefoniche facendo appello ad una sentenza del TAR e sulle sedi scelte per l'apertura di nuove farmacie nel territorio comunale dopo l'elaborazione del concorso pubblico regionale. Sono delle interrogazioni che mettevano in evidenza innanzitutto le problematiche riguardanti la costa fasanese e soprattutto il demanio, che molto spesso è oggetto di attacchi da parte di soggetti, diciamo, privati in settori che non dovrebbero essere praticabili. Si è cercato di svincolare il governo cittadino rifacendosi a concessioni datate ormai 12 anni fa. In realtà, per quanto riguarda questo parcheggio di cui oggi noi abbiamo discusso, c'è da dire che non soltanto c'è stata la sospensione dei lavori, ma evidentemente c'è anche probabilmente una, diciamo, un'indagine in corso. E quindi, voglio dire, i tentativi di ricostruzione cronologica non sono serviti a sanare questo dubbio. Dopodiché abbiamo fatto un'interrogazione sulla consueta problematica delle antenne selvagge nel territorio fasanese, che vedono oggi probabilmente una sentenza del TAR contribuire allo smantellamento in qualche forma di queste antenne, in quanto a Roma il TAR Lazio ha decretato la revoca di una concessione fatta alla Vodafone per l'impianto di un'antenna che superava in altezza quello che era il limite dei piani di zona. È come se noi a Fasano, con un piano regolatore che determina determinate altezze per gli edifici, installassimo delle antenne più alte di questi edifici. Credo che l'analogia sia abbastanza chiara. Evidentemente bisogna lavorare ancora parecchio, soprattutto in prospettiva dell'impatto urbanistico per il turismo e sulla salute dei bambini, visto che molte di queste antenne circondano dei plessi scolastici. Terzo punto, quello delle farmacie. Si è chiesto come mai si è deciso di localizzare le due nuove farmacie che il governo Monti ha asseverato per il territorio di Fasano
in zona Collinare e in zona Sabelletri. Avrei proposto di realizzare una di queste due farmacie piuttosto che a Sabelletri nella zona industriale nord, che io ritengo ex zona industriale nord, perché è in questo senso che si sta sviluppando urbanisticamente l'idea del governo territoriale. Ma il sindaco ha risposto che quella non è ex zona industriale, è tuttora zona industriale, e quindi in questo senso probabilmente i residenti locali dovranno rassegnarsi per qualche altro tempo a considerarsi abitanti di una zona periferica e appunto industriale. La risposta alle prime due interrogazioni di Bianchi è stata data dall'assessore comunale all'urbanistica Giuseppe Angelini. Per quanto riguarda il parcheggio, ho ricostruito, credo, in modo abbastanza puntuale la legittimità, secondo me, degli atti seguiti finora, e mi sono soffermato alla fine però sulle valutazioni di opportunità. Una volta che abbiamo chiaro il quadro della legittimità, l'amministrazione può fare le sue scelte sull'opportunità o meno di realizzare in quel sito, di consentire la realizzazione in quel sito di un parcheggio. È un procedimento che va avanti dal 2001, quindi molto vecchio, e in una fattispecie particolarmente sensibile, per cui ho voluto dare degli elementi anche più ampi rispetto al modo in cui ha proceduto l'amministrazione nel 2012 e come sta ancora procedendo nelle more del piano comunale delle coste. Per quanto riguarda le antenne, il consigliere Bianchi faceva riferimento a una sentenza TAR Lazio dell'8 febbraio scorso. Purtroppo, dal mio punto di vista, avendo visto la sentenza in dettaglio, credo che non sia molto confacente la situazione fasanese, almeno nella maggior parte dei casi, e la vedo piuttosto debole come sentenza. Quindi ho risposto al consigliere dicendo di non poggiare su provvedimenti amministrativi di quel tipo la speranza di rimuovere addirittura le antenne che esistono. Il sistema, secondo me, migliore è quello di predisporre questo agognato piano di localizzazione, perché è in quella sede che possiamo prevedere i meccanismi premiali di delocalizzazione, altrimenti non riusciremo a spostare le antenne dove stanno. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.